Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Se ben guardiamo, in ogni essere esiste una profonda spinta interiore verso forme di vita superiori, verso la ricerca di qualche cosa che urge dentro di noi e che è più grande di noi e delle mete fino ad ora raggiunte. Questa forza è la manifestazione della legge ed è la legge dell'avvicinamento insita nella natura che dà origine alle tecniche molteplici dell'evoluzione spirituale, all'osservanza delle diverse religioni, eccetera. Possiamo veramente affermare che non esiste forma di civiltà che non abbia avuto in sé un certo grado di verità interna, simboli, leggende, rituali, usi che non propongano o non abbiano proposto una meta ideale da raggiungere o non abbiano favorito l'insorgenza di norme per indurre una migliore concezione di vita. E proprio là, ove lo sviluppo di queste spinte si è manifestato con ritmo costante, si può notare un parallelo progresso, mentre là, ove essa si è cristallizzata nelle forme a breve scadenza, la civiltà è crollata ed altre forme portate da altri popoli sono sorte al suo posto. Vi sono due tipi di avvicinamento, l'uno verticale, l'altro orizzontale. Il primo è quello che avviene tra la personalità, maschera in senso junghiano, e il sé. Quello orizzontale avviene da singolo a singolo, da gruppo a gruppo e dovrebbe infine includere tutta l'umanità. I due tipi di avvicinamento dovrebbero essere costantemente seguiti ed un valido equilibrio dovrebbe imporsi onde evitare degli sviluppi asimmetrici spesso negativi. Infatti, l'avvicinamento esclusivamente verticale comporta necessariamente un atteggiamento di condanna verso tutto ciò che concerne gli aspetti esterni della manifestazione, apportando un paradosso stato di egoismo spirituale o psicologico, come è facile notare in taluni iniziati. Parallelamente, il prevalere di interessi orizzontali può portare a disperdersi nella coscienza di massa con risultati altrettanto negativi. Ciò che occorre conseguire è la sintesi derivante dall'equilibrio degli avvicinamenti realizzati. È chiaro ormai che tale legge si basa sul principio della divinità essenziale. Principio che costituisce il reale segreto incomunicabile della massoneria e di tutte le fratellanze iniziatiche. Questo principio non può essere argomento di indagine intellettuale, né di discussione, né un qualche cosa da dimostrare con la ragione, né da spiegare con gli usuali metodi didattici. È una realtà viva che deve essere sperimentata, una rivelazione interna, una illuminazione, il risveglio di qualche cosa che è in noi e di cui non ci eravamo resi conto prima. Il massone deve cooperare per l'espressione e la manifestazione di queste leggi, di questi principi. E se essi sono le componenti della futura civilizzazione, deve necessariamente dare il suo contributo. Questo è un lavoro iniziatico efficace. L'efficacia di un lavoro, anzi di qualsiasi lavoro, è strettamente dipendente da un'armonica combinazione dell'azione interna e dell'azione esterna. L'azione esterna, ricordiamolo, ci impegna ad applicare queste leggi e questi principi, queste matrici indice, direbbe Siniscalchi, queste matrici indice. Ad ogni nostra azione, ad ogni nostro atteggiamento, in ogni occasione, portandole al mondo esterno, sicché esso ne acquisti consapevolezza. Ovviamente la prima consapevolezza deve essere nostra.
Qui vorrei che si riflettesse su quanto scrisse il Lepage, ovvero: è per questo che da molto tempo penso che se la massoneria ha avuto un'influenza sugli avvenimenti della rivoluzione francese, ciò avvenne nella notte del 4 agosto. Questa influenza si manifestò quando i fratelli appartenenti alla nobiltà, impregnati dall'insegnamento che essi avevano compreso di buono o di cattivo grado e che si era infiltrato in essi senza che essi vi prestassero attenzione, abbandonarono i loro privilegi in nome di quella libertà e di quella uguaglianza di cui si era loro parlato per 40 anni in tutti i discorsi e in tutte le logge massoniche del regno. Non vi fu alcuna parola d'ordine, si manifestò semplicemente l'insegnamento dell'ordine. Bene, durante i 50 anni che seguirono, la massoneria francese seguirà il cammino generale del paese, inserendosi profondamente nel tessuto sociale che essa sognava di guidare e che effettivamente guidò nella buona e nella cattiva fortuna. Per quanto concerne l'azione interna, diremo che ogni pensiero, ogni immagine, ogni aspirazione e desiderio sono forze attive. Tuttavia, abitualmente, esse sono usate senza alcuna consapevole intenzione e senza senso di responsabilità. L'uso consapevole e deliberato di queste forze è quello che noi intendiamo per azione interna. Questa proposta di lavoro è un invito appunto ad imparare l'arte di usare deliberatamente i poteri insiti in ognuno dei fratelli, affinché il destino dell'umanità possa seguire senza troppe brusche scosse la sua naturale evoluzione, secondo i piani del grande architetto dell'universo, che è precipuo compito e dovere della massoneria comprendere intuitivamente dapprima e favorirne la realizzazione. Ed anche questo è un lavoro esoterico. Termina così Brunelli il primo capitolo, dopo l'introduzione, e al quale seguirà un terzo denominato Creazione. A presto.